Piero Ricci, maestro della zampogna. Chi ha la mieta, la zampogna, ci fa ricordare il Santo Natale, esatto. Quindi lei potrebbe essere un santo maestro e questa sera ci ha dato veramente dimostrazione della sua arte. Oggi il giovane come si avvicina a questo strumento che potrebbe apparire un po' come la fisarmonica, un po' uno strumento del passato, ma è molto attuale? Certo, adesso la zampogna è stata trasformata da strumento tradizionale a strumento musicale, direi, perché ha un impianto armonico decisamente superiore a quello delle zampogne tradizionali e questo permette di creare della musica nuova, ma anche i giovani si avvicinano a questo strumento perché intanto appartiene soprattutto ai giovani che hanno questa tradizione. Io parlo del Molise, dell'Abruzzo, della Puglia, della Calabria, della Sicilia, che poi sono tante. Tante le regioni dove questo strumento esiste e sopravvive. E con queste nuove modifiche abbiamo, diciamo, in qualche modo catturato l'interesse di tutti quanti questi nuovi musicisti, anche giovanissimi, che cercano di reinterpretare sia lo strumento che il repertorio. Io anni fa assistetti in provincia di Serna al Festival Internazionale della Zampogna, un concerto tra zampogna, sax e chitarra, meraviglioso, una mistura, un insieme di strumenti che per il profano potrebbero apparire tra di loro non abbinati, ma invece fu un concerto meraviglioso. C'è di tutto e di più adesso. La zampogna, come ho detto prima, è diventata uno strumento musicale ed è capace adesso, proprio per queste nuove possibilità melodiche ed armoniche, di confrontarsi anche con gli altri strumenti, perché no? Ed è bellissimo. Lei nel suo intervento ha fatto il paragone con il pianoforte, tasti bianchi, tasti neri, invece la zampogna ha solamente 6 buchi, 6 tasti. Sì, ho fatto l'esempio al pianoforte, in pratica con i tasti bianchi e con i tasti neri. La zampogna tradizionale ha solo 6 tasti bianchi. In pratica noi abbiamo nella mano ovviamente 5 dita, non di più, 5 dita possono chiudere 5 fori. Con 5 fori chiusi o aperti praticamente si possono suonare 6 note. Queste 6 note corrispondevano a soltanto 6 tasti bianchi del pianoforte, non c'erano quelli neri, i famosi cromatismi per i musicisti. Adesso ho costruito, inventato, diciamo, in qualche modo questo nuovo strumento che con delle posizioni cosiddette a forchetta, come del resto esiste anche sul flauto, insomma su qualsiasi altro strumento a fiato, con delle posizioni a forchetta posso ottenere anche i tasti neri, che insieme a quelli bianchi combinati danno la possibilità quindi al musicista di fare altro tipo di musica. Ecco, allora in conclusione possiamo dire, maestro, che la zampogna è uno strumento per tutti i tempi, quindi i giovani, invitiamo i giovani ad avvicinarsi a questo meraviglioso strumento. Dunque, la zampogna fa parte della nostra tradizione, della nostra cultura. Dimenticare ciò che è stato e sarebbe un peccato mortale. Io ho una famiglia, mio padre e mia madre, due famiglie molisane ovviamente, mio padre di Macchiacodano e mia madre di San Polo Matese. A Macchiacodano ho avuto uno zio particolare, zio Primiano si chiamava, che è stato il primo clarinetto al Metropolitan di New York addirittura. No, e invece nella famiglia di mia madre tutti zampognari, chissà se il DNA in qualche cosa ha partecipato, ha inciso per fare di me. A così me fa piacere che ha preso la parte della zampogna, no. Avremmo perso un grande maestro. No, ma figuriamoci, a me la zampogna è sempre piaciuta, del resto devo dire in verità che quando ero proprio giovanissima l'ho odiata per un periodo, anche perché poi facevo parte di un gruppo rocco, un gruppo di musica che suonava l'organo elettronico all'epoca, che suonava i Genesis, Jethro Tull, tutta musica alternativa, insomma mi ricordo, la zampogna per me non esisteva, poi chissà, è capitato, il destino ha voluto che imbracciassi questo strumento e mi ci dedicassi soprattutto per realizzare questo che adesso è uno strumento che può essere utilizzato non solo come tradizione ma anche per fare musica. E come se io la lascio alla serata, ma un'ultima domanda. Sì. Questa sera lei è qui a Mignano Montelungo e ha ricevuto un premio di Terra Laboris. Meraviglioso, questa è una cosa bellissima, perché se ti viene riconosciuto tutto ciò che è stato il lavoro fatto in questi anni, in questi lunghi, forse 20, più di 20 anni, evidentemente è stato recepito il lavoro fatto e così è. Confrontarsi con gli altri e avere una risposta affermativa significa che non è stato tempo perso.
E allora noi salutiamo anche Claudio Saltarelli, che è l'anima di questa, Claudio Saltarelli, l'anima, che è, la, che è purtroppo Bacco. Assente questa sera per questioni di salute, ma che è l'anima di questa, e lei gli ha dedicato anche un suo... Certamente sì, ciao Claudio. Ciao Claudio, maestro, grazie. Grazie.